Vabbè, carne convinto. Ci distruggerà tutti, sarà colpa sua, tutti lo butteranno fuori dal villaggio, ma ehi, vai pure se vuoi condannare il tuo mondo. Devi collocare la pietra nel guardiano. Abbiamo visto la sua opera. Trasuda corruzione. I due cuori di pietra erano puri. Scommetto che il loro fulgore purificherà il terzo. Beh, sicuramente. Sì, Karn, il maggior rischio è non fare nulla. Sì. Ma sei coglione anche tu, però, quella morte, eh. Mi sbagliavo. Già. Siete due coglioni, manco uno. Certo che un cristallo corrotto su tre. C'era veramente il 30% di possibilità che andasse male. Risveglia il guardiano, rintraccia il guardiano. Eh beh. Karn, che dire? Dobbiamo tornare indietro. Oh, cosa abbiamo fatto? Dobbiamo separarci, cavaliere. Tu cerca il guardiano e io mi occuperò degli altri. Procedi senza di me, cavaliere. Va bene. Oh, il mio amico qui è ancora puro, per fortuna. Potrei usare il teletrasporto, per carità. Però non vorrei che in realtà devo inseguirlo proprio a piedi. Ha rubato il martellone! Qui c'era il martello gigante! Oh, Gesù. Qua... Il casino succederà. Il casino sta per succedere. Ed è tutta colpa di Karn. La porta lì era già così incrinata, non mi ricordo. Spero che lui non ci dica niente della serie. Che cazzo avete fatto? Proprio gridando. Così il momento è arrivato. Tutto qui? Piccolo, c'è del lavoro da fare. Non è proprio quello che mi aspettavo, Non è esattamente quello che mi aspettavo dicesse, ma... Ah, ma in realtà il guardiano è già andato qua. Io mi aspettavo facesse un po' di casino qua in mezzo. Ma io vorrei andare da Vulgrim, già che ci siamo, prima di andare dal guardiano a questo punto. In realtà, mi sembra che il casino è successo veramente. Certo, meno di quanto mi aspettassi, per carità, perché c'è solo un po' di fuoco in giro. Ah no, beh, ha distrutto anche quella forgetta lì. Manca il vecchio, effettivamente. Vediamo se ci dice qualcosa, lei. Le tenebre si sono sollevate intorno a noi. Tutto qui? Basta? Non mi dite nulla del guardiano gigante che sta facendo casino? Ah, non mi posso spostare rapidamente, allora avevo ragione. Avevo ragione a non farlo. Madonna mia. No, ti prego, non dirmi che lo schiaccia col martello. No! Ah! È stata una pessima idea. Ok, ancora vivo. È Gandalf! Minchia! Accidenti. Che male. È Gandalf, veramente! Non riesco ad aiutarlo, cavaliere. E certo, devo farlo io! Il suo peggio. Porca puttana! Sì, e quando lo ammazzo? No, la vera domanda è come. Aspetta. Uccidi il guardiano. Beh, certo. La fai facile tu. Io non ho idea di cosa vuoi che io faccia.
Cioè, è palese che vuole che io gli salga sopra, giusto? Shadow of the Colossus, per carità. Ma vorrei anche capire dove. Ah, e beh certo, grazie. Grazie di avermelo detto ora che ci sono i caccoloni, eh. Forza, tira giù il martello. Va bene, vado in un pezzo con un po' più di spazio, va bene? Ho sbagliato, fermo! Devo mettere la pistola! Forza, lancia la martellata! E niente, riesce sempre a colpirmi comunque. E addio al braccetto. Allora, di nuovo, cambio. Ui, che è successo? No, che hai fatto? Testa di minchia. Vabbè. Non è quello che ho schiacciato. Ottimo. Dov'è? Dove cazzo è il braccio? Porca puttana. Quanto mi sono allontanato? Ecco fatto. È il primo cristallo andato. Minchione. E ora? Ma scusami! Vabbè, che palle! Rimane ferma una certa quando esaurisce l'energia. Rimane ferma quando esaurisce l'energia, stavo dicendo. Ma poi si scaglia nel momento in cui gli spari di nuovo. Non la vedo. Perché il gioco non me la mira? Ok, vediamo se la mia idea è giusta. No, devo mettermi nella stessa direzione. Aspetta. No, 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 di là. Il cazzo di... Oh. Spacca sto cristallo. Dio mio. Un'altra volta. Vabbè.
Forza, spara la bomba. Spara la bomba, forza. Non lo vedo, dov'è? Aia, che male. Perfetto. Mi avrai anche colpito, ma stavolta ti ho beccato in pieno. No, 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 di là, perfetto. Sfocca sto cristallo. Ok. Ti prego, dimmi che basta. No, dai. Come non è bastato? E che è un serpente ora? No, ora è solo la testa. Certo che è bastata solo tanto così di corruzione per distruggere tre cristalli, eh? Eh sì, ti piacerebbe. Della serie, mi hai rotto le palle. Cling! Certo che la forma mietitore la usi quando vuoi tu, morte. Comunque l'occhio di Sauron ci guardava proprio della serie. Sti coglioni, cercavano di distruggermi con sto guardiano. Un signore dei morti, fedele del re deposto Argul, ricavò questi artigli dal cuore di un ghiacciaio. Quando Argul venne deposto, molti dei suoi tenenti vennero massacrati e si pensò che gli artigli neri fossero andati perduti per sempre. Queste armi trasudano l'essenza del rigido freddo invernale e ghiacciano il sangue delle loro vittime. I nemici mobilizzati dal ghiaccio sono ancora più vulnerabili al loro tocco e patiscono ferite orrende da qualsiasi attacco di completamento. Il corvo. Non potevi far altro che distruggerlo, cavaliere. Ma per liberare la via che porta all'albero della vita, non mi rimane altra scelta. Devo resuscitarlo. No, si vuole sacrificare? Quante volte ancora dovrò ucciderlo? Il guardiano sarà come un neonato, libero dalla corruzione. Ora, fatti da parte. Sarà un lavoro non proprio semplice. È Gandalf lui! Tutto Darksiders 2 è il Signore degli Anelli, in pratica. Non sopravviverai a questo. Io sono il creatore! Questo compito è il vero scopo della mia vita! Come raccogliere il ah, è il tuo scopo! Non c'è modo di sfuggire a questo! E c'ha ragione! Vecchio! Mi aspettavo almeno corresse, no? Che andasse lì camminando. Va all'albero, ora, cavaliere. Il tuo viaggio è ancora molto lungo. Oh, è morto. Porello. Vieni, cavaliere. Triste invece. Pensavo stesse prendendo morte. Invece era triste per il vecchio che è morto. Cazzo, questo mi schiaccia. Aiuto. Ah! Aia, che male. Sei scemo. Pezzo di spacco. Aia. Crepa. Pezzo di merda. Mollami. No, dai, ti prego, non farti corrompere di nuovo, ti prego. Ah, ecco, bravo. La forza del vecchio è in me. Si è appena fatto autodistruggere e siamo saliti di livello.
cuore della montagna. Anonimo ti ha lasciato un regalo, controlla le posizioni. Polvere alla polvere. Morte è... gliene frega niente a lui. È morto il vecchio, il guardiano si è fatto saltare in aria. Cazzo gliene frega a lui. Allora, andiamo un attimo da Vulgrim. So che il momento era catardico, è tutto importante, tutto bello. Però, eccoci di nuovo qua, Vulgrim. Da quanto tempo, eh? Salve, cavaliere. Da questa parte. Ho merci nuove, se hai denaro per comprarle. È in grado di annullare le abilità di sviluppare da un creatura. Allora, per 1000 oro, io lo farei. Rinnovamento, perfetto. Ah, costa sempre 1000, perfetto. 50.000 e 20. E ci dà un'arma posseduta. Allora, punto 1. Aspettiamo un attimo perché siamo a 47.000. Punto 2. Ne vale la pena? Ne vale la pena? Non lo so. Io ti direi, scopriamolo. Vai, proviamola. Unboxing. Dammi qualcosa di buono, Vulgari. Porca puttana. Brocchiere posseduto. No, che palle. 50.000 andati persi per sempre. Che merda che sei, Vulgrim. No. Vabbè, guarda. Avevamo una possibilità. Però, volendo. Però, appunto, volendo. Tra l'altro, gli artigli neri fanno più schifo, più schifo delle manopole. Però sono bellissimi. Però sono belli. Vabbè, ci siamo tolti sta curiosità, almeno. Certo, sono più potenti di ste robe qua, a parte, vabbè, delle armi pesanti, però. Danni da shock, danni da perforazione, collera su colpo critico. Vabbè, sto punto, usiamolo finché possiamo, no? Speravo in una falce, io non avevo neanche messo in conto che mi potesse dare altre armi, non ci ho proprio pensato. Perché vedi poi, adesso, questi oggetti qua, talismani a parte, sono comunque dei nostri livelli, bene o male, 11, 11, e a quest'arma che è di livello 12, fanno aumentare proprio pochissimo, poco poco. Mentre invece con l'altra arma, che è di livello 4, aumenta proprio la madonna. Ah, vabbè, ormai è andata così. 50.000 soldi persi per sempre. Andiamo a vedere cosa c'è nella posta e si prosegue oltre la corruzione. Regalo di Anonimo. Ti vediamo a gareggiare la prova del fuoco. Completi, ti comprerai di gloria. Patto di sopravvivere. Cercami se vuoi accettare la mia sfida. Noto, puoi raggiungere la prova del fuoco con lo spostamento rapido tra l'interfaccia della mappa. Ok. Il matto. Oh, ci sono le carte anche qui. Ogni nuova avventura è una scoperta. Il viaggiatore inizia il cammino stolto come il matto. Acquista conoscenza in ogni passo. Hai sbloccato la prova del fuoco sulla mappa del mondo. Porta con te questo messaggio e scoprirai l'identità del mittente e le sue intenzioni. Interessante.